ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Pixel in Cucina. Oggi faremo il primo Pixel Burger sulla faccia della Terra. È un panino che ho inventato tipo un paio di giorni fa, ma è veramente stupendo. Ho fatto un sondaggio su Instagram, a proposito, seguitemi, sono andato a Megapixel Insta, qua sotto in descrizione c'è il link. E quindi il sondaggio ha votato sì, e oggi ve lo porto. Per il video di oggi avrò bisogno di due hamburger. Queste qua fanno abbastanza cagare, però non avevo voglia di andare dal macellaio e tutto il resto, e quindi avevo in casa questi e userò questi. Sono comunque hamburger classici, ho provato anche quelli di vitello, sono molto buoni, quindi ve li consiglio. Un uovo, una sottiletta di mozzarella, perché le altre mi fanno schifo. Maionese, del ketchup e i panini di hamburger, non ne useremo uno solo. Iniziamo mettendo la padella sul fuoco, possibilmente lo accendiamo. Facciamo un giro veloce di olio. Poi prendiamo il mistico sale profumato, del quale assolutamente non so come si chiami, però il sale profumato, quello con dentro il rosmarino, e saliamo l'olio. In questo modo andremo a dare sapore anche all'olio, quindi quando si cuocerà la carne verrà assorbito. Ne mettiamo poco perché poi dopo andremo a salare la carne stessa con il sale grosso. A questo punto muoviamo un po' in maniera da cospargere bene tutta la padella di olio. Facciamo le cose un po' a caso, ma tanto va bene. E mettiamo in padella i nostri hamburger. Uno, due. Prendiamo ora la nostra bellissima piastra per i panini. La sto toccando perché è ancora spenta, sennò qua mi sarei già stenotto le mani. La apriamo. Così. Bella inquadrata, bellissimo. E la scaldiamo a livello 3. La mia si scalda a livelli, non so perché. E adesso andiamo a tagliare il panino. Prendete il vostro sofficiosissimo panino d'hamburger e tagliatelo per il lato lungo. Insomma, dovete aprirlo, raga, cercando di non segarvi via un dito, cosa che io invece faccio molto spesso, perché sono impedito cronico quando uso i coltelli. Siate il più precisi possibile per avere un ottimo effetto grafico, per poter caricare le vostre foto su Insta. Perfetto. Ora che il vostro panino è aperto, lo posizioniamo sulla piastra. Prendiamo il nostro panino e lo mettiamo con la parte interna sulla piastra. In questo modo la parte interna sarà croccante, ma quella esterna rimarrà morbida. Io di solito non la chiudo proprio per evitare che anche la parte fuori diventi dura. In questo modo, con calma, diventerà tutto bello croccantino. I nostri hamburger sono quasi pronti. È giunto quindi il momento di salarli col sale grosso. Io preferisco usare il sale grosso perché va meno a rovinare la qualità della carne, ma anzi ne accentua i sapori, per quello che mi riguarda. Ne mettiamo giusto un pizzico. Bene, è giunto il momento di aggiungere la mozzarella. Come potete vedere, i nostri hamburger sono già belli cotti e a me piace farli un po' strinati, così che il cibo è più buono, almeno la carne. E mettiamo soltanto su uno la mozzarella. Perché uso questa e non la mozzarella classica? Per il semplice fatto che questa, quando si scioglie, rimane un pochino più compatta. La mozzarella invece tende a fare molta acqua, e in più ne usi una fetta di una mozzarella intera, è un po' uno spreco. Insomma, adesso lo facciamo squagliare. Bene ragazzi, è arrivato il momento di iniziare a impiattare il nostro hamburger, almeno la prima parte. Prendete la base del vostro panino, che sulla piastra si è abbrustolito. A me piace che non diventi nero, perché sennò prendo un po' di amarognolo, preferisco che faccia soltanto lievemente marroncino. E prendete il ketchup. Io ho le bustine, ma voi prendete quello che avete, ovviamente. Bustine che non si aprono. Ok. Siate generosi. Le salse sono buone e rendono il panino più succoso. Ora prendete la vostra pila di hamburger. Perché pila? Perché io li ho già messi uno sopra l'altro, come potete vedere. Uno, formaggio, due. E mettetelo sopra al panino. E ora passiamo all'ultimazione della cottura dell'ultimo alimento, ovvero dell'uovo. Prendete il vostro uovo, rompetelo e squasciatelo dentro alla padella. Voilà.
E ora aspettate che si cuocia. Ok, qua c'è il nostro panino. Prendiamo con molta delicatezza il nostro uovo, perché ovviamente non vogliamo che si rompa la parte rossa, finché almeno non lo addentiamo. E poi dopo lo spostiamo con altrettanta delicatezza sull'hamburger. E voilà! Terminiamo il nostro panino prendendo il top del pane, cospargiamolo con maionese e chiudiamo il nostro hamburger. E voilà! Perfetto, e ora il momento dell'assaggio. È veramente altissimo, però vi giuro, l'avevo già fatto l'altro giorno, ve l'ho messo nelle storie di Instagram, tipo è strabuono. Oh. Decisamente al suo perché. Bene, detto questo, io ora finisco di mangiare, ovviamente non vi mangio in faccia per questione di educazione. Comunque, vi ricordo che mi trovate su Instagram, Facebook, Twitch, Telegram e qua su YouTube ovviamente. Ovviamente tutto a tema 98 megapixel, tutti i link qua sotto in descrizione. Io vi invito di entrare nel gruppo Telegram, il ritorno di 98 megapixel, e di seguirmi su Instagram nello specifico. E detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!